L'ex re dei paparazzi negli ultimi 3 giorni si era buttato a capofitto nel gossip del momento, quello riguardante Totti e Ilary Blasi. Corona ha detto che la coppia si tradisce da anni e avrebbe iniziato a postare una serie di dichiarazioni a conferma delle sue parole. Visto che non fanno nomi e cognomi, toccherà a qualcun altro farli e si lanciava a pubblicare dapprima la foto di una certa Martina, sconosciuta fino ad oggi alle cronache rosa. Nell'immagine poco si capisce, c'è solo una ragazza bionda che sale su un'auto nera, ma Corona lascia intendere che questa sarebbe una delle amanti di Totti, che a suo dire non sarebbero poche. Poi ha lanciato l'accusa che sabato sera Ilary fosse stata ad una festa in compagnia proprio di un giovane additato come l'amante di Ilary. Il ragazzo raggiunto dai microfoni di ADN Kronos ha preferito non commentare. «Sì, ho letto, vi ringrazio, ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare», non smentendo però di fatto il flirt con Ilary Blasi. Poi arriva anche un altro nome. Difatti Corona pubblica la foto di un giovane ballerino, lasciando intendere che sia proprio uno degli amanti di Ilary. Il ragazzo si farà vivo dopo poche ore attaccando Corona, ma di fatto nemmeno lui smentirà la cosa. Fabrizio Corona, io ti voglio chiedere, perché a 50 anni fai ancora ste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile, tipo me, tipo tanta altra gente? Perché tanto il tuo momento app, stavo dicendo, il tuo momento app è finito, non c'è più, rassegnati, trovati un lavoro e non rompere il cazzo alla gente che non c'entra niente con le tue cose da bimbi minchia. Infine Corona mostra la richiesta di messaggi di Francesco Totti, nascondendo il testo che esso conteneva. Subito dopo però il profilo di Fabrizio verrà bannato e il suo legale farà sapere che il suo account è stato per l'ennesima volta chiuso. Chissà perché. Noi abbiamo comunque indagato ed è venuto fuori che a mandare le foto della famosa Martina sarebbe stato un noto paparazzo, che però se la prende con Fabrizio perché quelle foto non sarebbero dovute essere pubblicate. Attivate la campanella perché arriveranno prestissimo molte novità.